Buongiorno da Pier Carlo Lava, sono in Piazza Gobetti presso l'edicola di Maurizio Bottero, titolare. Buongiorno, buongiorno. Maurizio, com'è la situazione della città? Qual è la sua opinione sullo stato di Alessandria oggi? Non è tanto una buona opinione, perché non la trovo questa città è un po' troppo degradata, così lasciata un po' andare. Ecco, cosa intendi per degradata? No, nel senso, dalle strade a tutto l'insieme lo vedi che non è, c'è troppe cose che non vanno, ecco. Va bene, veniamo invece adesso alla situazione qui locale di Corso Virginia Marini, di Corso Monferrato, di Piazza Gobetti, appunto, dove tu hai la tua attività. Ecco, qui invece, considerando i lavori del PISU, insomma, qual è la tua opinione sulla situazione? Qui i lavori non mi è piaciuto molto questo dosso che hanno fatto sulla circonvallazione, perché non lo trovo, non è una cosa ben fatta, potevano farlo meglio, perché secondo me è anche un po' pericoloso da come è stato fatto. E poi ci lascia completamente isolati, non lo trovo una cosa ben fatta, ecco. E poi i lavori qua davanti, non si può fare i lavori, riprenderli, è una situazione che veramente non è possibile, ecco. Ho capito. E per quanto riguarda invece i lavori già finiti? I lavori finiti in Corso Monferrato, intendo? Sì, no. Secondo me non hanno fatto questa pista ciclabile che non doveva essere fatta, nel senso dove l'hanno fatta, perché non si può continui sali e scendi, potevano farla benissimo tenerla dalla parte di là e dal lato opposto, o se no addirittura solo sulla circonvallazione, dove non c'erano attività commerciali, insomma, dove non c'erano attività commerciali, perché veramente non è una cosa ben fatta. Certo, veniamo invece alla situazione della pulizia della zona, adesso a parte i lavori che sono in corso, ma diciamo prima che o anche adesso, per quanto riguarda la pulizia della zona, qual è la tua opinione? La pulizia non è che viene molto fatta, è un po' lasciata anche lì a desiderare, anche la pulizia e tutto il resto, ecco. Certo, e per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica? Io vedo anche girando, andando in giro in bicicletta, mi trovo in situazioni delle volte poco illuminate. Ecco, ma parlando qui della zona? Ma qui, insomma, anche qua in questo non è che si sia granché, ecco. Potrebbe, dove hanno fatto la pista ciclabile, potevano illuminarla meglio, specialmente dove c'è gli alberi e cosa, perché è un po' tenuta un po' così. Capisco, è possibile che magari in un secondo tempo proveranno. Sì, adesso quello è anche vero, può darsi che appunto è tutto ancora lasciato così, ecco. Certo, veniamo invece alla questione della sicurezza. Sicurezza in generale. Sicurezza, noi commercianti, insomma, non è che ci sentiamo. Delle volte in alcune situazioni non ci sentiamo tanto sicuri, ecco. Mi è già capitato in passato, però. È capitato cosa? No, dico niente di che, però come si chiama? Comunque è una situazione poco piacevole, ecco. Delle volte vedi tutto questi in giro, delle volte non capita spesso, però in alcune situazioni, ecco, ti senti poco sicuro, ecco. Ma i controlli ci sono? Ma controlli io fanno quello che possono, ecco, perché girare li vedi, le forze dell'ordine e tutto, però fanno quello che possono, non è, e la città è anche abbastanza grande, Parliamo invece della viabilità. Adesso, a parte che ci sono dei lavori pubblici e quindi c'è qualche problema, ma in generale, anche prima, la viabilità, o comunque come sarà secondo te la viabilità dopo che hanno finito i lavori?
Qua non mi sento. Non mi sento ancora viaggiare a niente, però da come vedo non è che mi sembra una cosa tanto rassicurante. Ecco, di abilità e parcheggi, intendevo. Sì, anche per i parcheggi, insomma, speriamo che a noi commercianti ci lasciano il modo di poter lavorare, di lasciare delle zone dove possono sostare la macchina senza dover... E pagare e tutto, perché qui se no la zona diventa è sempre più isolata, ecco. Certo, va bene, grazie e buon lavoro. Grazie.